essere né sempre nel sereno. Oggi siamo di matrimonio, sta facendo bellissimo questo matrimonio berbero, siamo stati invitati come i re magi. Portiamo zucchero e sigarette come regalo. Speriamo nell'Aleman Berber. Le storie degli uomini le puoi incontrare al mattino presto o nel tardo pomeriggio quando il sole fa capolino all'orizzonte. Le puoi incontrare per strada, le puoi incrociare viaggiando. Eppure sono storie, così apparentemente diverse, eppure tanto simili, proprio come i sentimenti, proprio come i matrimoni, che uniscono le persone. Stiamo andando alla casa dello sposo per fare gli auguri e portare il regalo. C'è le fratello del marito. Buongiorno, felicitazioni. Che le compro? Buongiorno. C'è la famiglia, c'è la famiglia. Felicitazioni. Le chef de Maria. Voilà, félicitations. Voilà, on fait comme ça. 2, 3 et 4. Et ça, c'est le papa de Omar. Félicitations. Merci. C'est bien. En Italie, ils sont 2. Pour toi. Merci beaucoup. Hein? C'est notre cadeau. Oui, merci. On va voir un petit d'abord. Oui. Et après, quand la famille elle est prête, on va aller chez la famille. Ok. De la fille. Sentirsi subito ospiti, tra case di fango e parole che non conosci. Sentirsi a casa, lontano da casa. Veniamo subito coinvolti, abbracciati dalla famiglia di Omar. Voilà. Merci. Le mariage n'est pas encore bien commencé. Normalement, il va commencer le 13. Cette tribu-là, elle fait le mariage pendant une semaine. Oui. C'est pas comme nos 3 jours. Oui. Alors, ils commencent aujourd'hui. Oui. Et le 13, ils vont partir chez la famille de la fille. Oui. Et le 13, ils vont amener la fille la nuit. Et direct, quand il arrive, il va rencontrer Omar. Ah, Omar. Omar. Omar, quel âge est-ce que tu as? 18 ans. Oui, 18. Ah, okay. Il a profité du mariage de son frère. Il a son grand frère qui a 30 ans. Alors, il va faire le mariage. Et si le mariage, ça coûte très cher. Ça coûte 7 000 euros, 8 000 euros. Oui. Alors, pour faire un mariage ensemble. Alors, deux, c'est mieux. Passiamo 2 ore con i nostri amici berberi, anzi, con la nostra nuova famiglia berbera. Sorseggiamo tè alla menta, mangiamo datteri, ci offrono anche del latte che da queste parti è merce rara ma non proprio gustosa. Ma va bene così, è la sacrosanta ospitalità preziosissima in questi luoghi. Parliamo di storie e troviamo naturalmente molte similitudini, molti punti in comune. Questo è uno dei regali del Dio del viaggio, farti viaggiare col cuore, prima ancora che con i piedi, farti sentire a casa, anche se casa tua è lontana giorni e giorni di cammino. Poi parliamo del matrimonio di Omar, e qui impariamo molte cose. Omar, 18 anni, non ha mai parlato con Nadia, la sua promessa sposa, che di anni ne ha 16.
A differenza di suo fratello, che studia medicina a Fez e convive tranquillamente con la sua compagna, Omar ha visto Nadia per strada un giorno, se ne è innamorato e poi si è fatto coraggio e ha chiesto la sua mano. Un colpo di fulmine, convenzioni sociali, tradizioni, ma da queste parti si fa così. Giusto o sbagliato, si fa così. Loro dicono: il matrimonio è sacro e l'amore nasce dopo. Dicono che l'incontro tra due persone che si amano anche da lontano è come uno scrigno, e la chiave di quello scrigno risiede nell'incontro di due mani che si tengono per sempre. Tradizioni. Come la tradizione del matrimonio lungo una settimana, noi siamo ospiti il primo giorno, proprio il giorno in cui le donne della famiglia dello sposo vanno a trovare le donne della famiglia della sposa, in un rito tutto matriarcale. Siamo pronti per andare. E toccherà a noi l'onore di accompagnare Omar e la sua famiglia. Si può? Si può. Mamma. Mamma. Tamer. Tamer. Ah يا صار غادي نمشي طوف بونغ الاخرى